Allora, io non voglio mancare di rispetto a chi tra di voi ha a cuore questo argomento. Però, non siete stanchi nel sentire sempre le stesse cose? Anche perché poi, e quindi sì, torniamo per l'ennesima volta sul tema budget cap. L'unica certezza in questo discorso è che Red Bull ha sforato la soglia imposta dal regolamento. Tutto il resto che si legge in giro, che si racconta, sono ipotesi, sono rumors, sono indescrizioni. Le violazioni del tetto, oltre il 5%, sono state accertate. La federazione ha proposto al team di patteggiare. Ma non si sa qual è la risposta di Red Bull, perché essenzialmente non c'è ancora una risposta. Si sono incontrati Christian Horner e Mohamed Ben Sulayem, direttore della FIA, ma basta, si rincontreranno. E da lì poi ci sarà una conferenza stampa. Basta. Se volete poi un commento sulle indescrizioni che girano, ossia, sembrerebbe che l'accordo proposto dalla FIA andrebbe a togliere circa il 25% delle ore in galleria del vento destinate allo sviluppo della macchina, vi dico che, qualora dovesse essere confermata, la penalità è pesante. Questo perché? Di base, quando vinci il campionato, hai a disposizione meno ore sviluppo rispetto a chi ti sta sotto, rispetto agli altri, per equilibrare il tutto e per non accentuare le distanze tra, per esempio, Williams e Red Bull. Se quindi questa penalità va a concretizzarsi, porterebbe Red Bull a disporre nell'ordine del 30 e del 35% di ore in meno rispetto alla concorrenza, in questo caso Ferrari e Mercedes. Però questa, al momento che sto registrando e che stiamo guardando questo video, ossia pre-GP del Gran Premio di Austin, è un'indescrizione. Però da questa voce ne è partita anche un'altra, ossia che Red Bull addirittura avrebbe rifiutato il patteggiamento. Quello che io dico è: ma vogliamo aspettare i comunicati della FIA? Ma vogliamo aspettare le parole dei diretti interessati? Christian Horner, sì, si parla alle telecamere, sì, si parla alle telecamere, ma alla fine non ha fatto nulla. Non dico che non sarà così, potrebbe essere tutto giusto, ma vogliamo soffermarci sulla pista? Perdonatemi il microsfogo, ho cercato anche di argomentare nel dirla mia, spero non vi abbia dato fastidio. Con ciò passiamo alle qualifiche. Prima di iniziare, magari iscrivetevi al canale, sarebbe molto figo arrivare a 100.000 iscritti entro il 2022, sarà impossibile, nel dubbio uno ci prova, altrimenti seguitemi su Instagram e su Twitter, che vi aggiorno in tempo reale lì, e basta. La pole è di Carlos Sainz. Inaspettata, sono contento che l'ha fatta lui, l'ha fatta meritatamente. Sarebbe stato un altro argomento di dibattito vedere magari Leclerc che partiva dalla pole per poi scalare le 10 posizioni di penalità. La penalità a Leclerc è sopraggiunta dopo che ha cambiato turbo e ice. Così invece l'ha conquistata in pista, gli dà il giusto merito a un pilota che ha subito il confronto con Leclerc, ma alla fine parte lui prima. Il tema però adesso è: questa pole Sainz la può mantenere? Ci arrivo con calma. Guardiamo un attimo la griglia di partenza, perché è complicato. Tenendo presente che Guanyu, Alonso, Perez e Leclerc hanno penalità, solo Leclerc 10 posizioni mentre gli altri 5. Per il cinese, per lo spagnolo e per il messicano soltanto cambio dell'ICE, che sarebbe il motore a combustione interna, e quindi la penalità è di 5. Sainz primo, Verstappen secondo, e sapevamo che Verstappen avrebbe avuto difficoltà sul giro secco, ma il passo gara è, in teoria dovrebbe massacrare tutti. In seconda fila i due Mercedes, Hamilton, Russell. Hamilton decisamente meglio di Russell, più volte ha dato qualche colpo, qualche dimostrazione di volerci provare a insediare la prima fila. Russell mai realmente concreto. Ragazzi, quinto Lance Stroll, non voglio tirargliela in nessun modo, però questa seconda parte di stagione l'ha fatta molto molto bene. La gara è un'altra cosa, però questa è una quinta posizione che vale oro. Poi magari qualche penalità mi ha confuso, non credo, ma partire così davanti è tanto, soprattutto perché McLaren e Alpine sono leggermente in difficoltà. L'abbiamo visto con Ricciardo, l'abbiamo visto con Ocon. Norris che arranca, arriva in Q3 giusto giusto per poi piazzarsi in sesta posizione, potrebbe essere un'opportunità. Più che un'opportunità, un momento di gloria, perché tanto McLaren e Alpine fanno un altro campionato. Settimo e ottavo, Bottas e Albon, per poi chiudere la prima fila con Perez, Vettel. Leclerc in teoria parte dodicesimo. Gara in rimonta anche per il monegasco, in un circuito dove il degrado è importante, soprattutto il posteriore, la scia non fa tanta differenza. I primi giri sono da prendere con gran cautela, perché la gomma la Ferrari se la mangia. Adesso, montare questa sesta power unit per Ferrari ha senso qui ad Austin? Nì. Austin è un circuito dove è facile superare, ampio, ci sono i rettilinei, ci sono le possibilità, le caratteristiche della pista ti portano a superare. Il problema però è, e qui ci ricolleghiamo anche a Sainz Verstappen, la differenza tra Red Bull e Ferrari è di circa 10 km orari in staccata di curva 1, mentre nel rettilineo che porta dalla 11 alla 12 è di circa 9 km orari. La rimonta con Leclerc è fattibile, ma una volta raggiunta Red Bull, esistere un eventuale corpo a corpo Perez-Leclerc
o Sainz Verstappen è difficile, soprattutto perché Red Bull va forte nei tratti lenti e sui rettilinei, mentre magari Ferrari va molto più veloce nello snake. Tra l'altro, quindi, parametro che chi ha visto le prove libere numero 2 vede stravolto. Nell'FP2 era letteralmente l'opposto, Ferrari era forte sul lento. L'unico dettaglio che può magari avvantaggiare un pelo Ferrari è che la scia non fa tanto la differenza. Qui ad Austin non è incisiva come potrebbe essere da altre parti. Comunque, se vai in scia con 10 km orari in più, è probabile che Red Bull ti superi. Ed è per questo che, unito al degrado gomme che Ferrari soffre, è difficile che Sainz riesca a mantenere Verstappen. Al momento, a freddo, pre-gara, poi magari Sainz domani diventa Dio, noi non lo sappiamo. Io non so quanto sia lungo questo video, l'orario è decisamente proibitivo, sicuramente avrei dovuto soffermare un po' più l'attenzione su Ocon che parte molto dietro, avrei dovuto soffermare l'attenzione sullo splendido casco di Ocon, ragazzi, perché è veramente magnifico, avrei dovuto soffermare l'attenzione su altri piloti, però non ditemi nulla, sono le 3:31, anche per me è giunta l'ora di iniziare a montare il video. Quando voi vedrete questo video starò dormendo, o forse sto guardando la MotoGP. Commentate così che mi aiutate a far salire questo video, che verrà pubblicato un orario che per YouTube, oh mio Dio. Con questo vi invito ad iscrivervi al canale, attivare la campanellina, perdonatemi, ma sono distrutto. Da Tonio era tutto. Passo. E chiudo.